che mi ha scritto, che ci siamo sentiti, Gil, ci siamo sentiti perché aveva un problemino e perché per fortuna ha risolto, quindi assolutamente. Allora, partiamo direi, che così almeno prima cominciamo, prima finiamo. Dunque, il prurito, il problema del prurito che cos'è? Il problema del prurito normalmente è associato a tantissime cause. Purtroppo, io vi dico la verità, il problema del prurito è un problema ostico non soltanto per voi, ma anche per il veterinario, perché spesso perché c'è la necessità di fare talmente tanti controlli e talmente tante cose prima di riuscire ad arrivare ad avere una diagnosi certa e sicura, che è frustrante, frustrante per voi, per il cane che porca bestia continua a grattarsi. E proprio per il veterinario che tante volte sembra che non stia facendo la cosa giusta perché il cane continua a grattarsi, in realtà deve andare per forza all'esclusione. Normalmente quando si ha il prurito, che cosa succede? O c'è una stimolazione proprio che crea un problema e a quel punto l'animale si gratta. Quando una persona si gratta, no? Cosa c'è? Ho un prurito, mi gratto. Mi tocco, automaticamente riduco lo stimolo del prurito, è proprio una questione fisiologica. Poi ovviamente ci sono delle situazioni in cui, come le persone, il prurito può essere più o meno intenso a seconda della soglia del prurito che ogni persona ha e che ogni animale ha, anche in base alla sostanza che viene, ciao Mario, anche in base alla sostanza che viene a contatto. O esternamente, quindi che viene a contatto esterno, perché poi non lo so, una sostanza allergizzante, un allergene, ha un contatto esterno con la pelle oppure un contatto interno con la pelle. Ecco perché il più delle volte, per esempio, quando si ha un prurito, il veterinario la prima cosa che deve fare è avere la certezza che non siano presenti, per esempio, dei parassiti esterni. Infatti, anche quando noi non vediamo il parassita e anche quando non abbiamo quasi la certezza, secondo noi, che il parassita non ci sia, è buona norma, e la maggioranza dei dermatologi lo fanno, quello di fare un trattamento antiparassitario. Così, a prescindere. Non vedo parassiti, non è niente, io il trattamento lo faccio. Dopodiché faccio una valutazione più approfondita con dei raschiati cutanei per vedere se magari ci sono degli acari più o meno profondi, perché sappiamo che gli acari, a seconda del tipo di acaro che potrebbe essere presente sulla pelle, si può insediare a livello, non tutti, Eleonora, e quindi io sono qua a spingervi a cercare il veterinario che non vi dia apo quel d'amblé, e poi parleremo anche di apo quelle e di tante altre cose. Vi dicevo, i raschiati cutanei devono essere fatti a diversi livelli perché gli acari si possono insediare a livello superficiale oppure anche a livello profondo nel follicolo pilifero. La demodetica, per esempio, si presenta più profondamente, la sarcoptica invece un pochettino più superficiale, quindi dipende un po' anche da dove si va a cercare. E poi c'è la necessità di cercare dei funghi perché non tutti si possono presentare con la classica forma rotondeggiante e con una lesione tipica di questo fungo. Dopodiché bisogna ricercare, ad esempio, poi, per esempio, non è sufficiente avere l'esclusione della presenza di funghi con la lampada di Wood. La lampada di Wood è quella lampada a raggi, adesso non mi, io dico infrarossi invece sbagliato perché è una lampada ad ultravioletti, ecco, scusatemi, che può far mostrare la presenza di ife sul pelo, ma solo il 50% delle ife si manifestano con la lampada di Wood. Di conseguenza, una coltura micotica è sempre utile per escludere la presenza di funghi sulla pelle, quindi anche qui c'è la necessità poi di far crescere la coltura e anche lì deve passare del tempo, quindi bisogna fare tanti step che soprattutto, oltre a essere anche abbastanza costosi perché sono tutti esami che devono essere fatti e pagati, hanno necessità anche di tempo per essere sviluppati. Una delle cause più frequenti di prurito allergico e comunque di prurito molto persistente e molto invalidante per il cane è il morso della pulce. Tantissimi animali sono allergici al morso alla saliva della pulce e di conseguenza, quando si fa un trattamento antiparassitario, si vede che il cane continua
a grattarsi, escluse assolutamente le pulci, si deve, escluse le pulci, esclusi i parassiti, esclusi gli acari, esclusa la malassezia, esclusi i funghi, escluso tutto quello che può essere esterno al cane, allora si può pensare che l'allergia potrebbe essere, aspetta Elena, aspetta soltanto un attimo a farmi le domande che finisco. E allora si potrebbe pensare che, ecco, guarda, ti fisso in alto il commento così è la tua prima domanda e aspetta. Parliamo anche di test allergici dopo. Dicevo, il problema a quel punto si affronta dal punto di vista dell'alimentazione. Una delle cause più frequenti di prurito nel cane, esclusa la dieta, il morso della pulce, è l'alimentazione commerciale. O comunque allergie o intolleranze più frequentemente, quindi reazioni avverse al cibo. Le reazioni avverse al cibo spesso e volentieri vengono affrontate dalla maggioranza dei veterinari purtroppo, mentre dalla maggioranza dei veterinari esperti e comunque che hanno voglia e hanno una collaborazione anche da parte del proprietario, perché spesso anche voi non collaborate. Questo è da dire per difendere non tanto la categoria, ma proprio per spiegare che spesso e volentieri ci sono dei problemi abbastanza importanti di comunicazione con voi, è la dieta privativa. Quindi quando noi affrontiamo un problema di allergia con una dieta commerciale, il più delle volte canniamo perché non si riesce a risolvere il problema. Non si riesce a risolvere il problema perché? Primo, perché noi quando facciamo una dieta commerciale, anche se la facciamo monoproteica, non possiamo sapere che cosa c'è veramente all'interno della crocca. Perché? Perché ci sono stati tantissimi studi che hanno dimostrato che le etichette non sono perfettamente coerenti con quello che è poi l'ingrediente all'interno del cibo. Quindi tu hai un cibo monoproteico al coniglio, vai ad analizzare la crocca, il più delle volte c'hai dentro coniglio e magari anche un 1% di qualche cos'altro. E allora a quel punto è inutile aver dato un monoproteico, tanto più che un monoproteico parte sempre dal presupposto del dire che la monoproteina, quindi l'intolleranza o l'allergia, potrebbe essere solo ed esclusivamente derivante da un monoproteico di animali. Ma perché un cane non potrebbe essere allergico ai piselli, alla soia, a tutte le proteine di tipo vegetale? Nella maggioranza delle volte le diete ipoallergeniche, quindi passando dai monoproteici agli ipoallergenici, quelli famosi delle proteine idrolizzate, anche quelli spesso e volentieri hanno dentro, a parte una quantità esagerata di additivi, prodotti di cui non si sa l'origine, e anche qui comunque tantissime sostanze che hanno a che fare con delle proteine animali. Quindi non è niente Edi, sto facendo un'introduzione sul prurito, quindi poi te lo puoi rivedere dall'inizio dopo. Quindi dicevo il perché, sto dicendo perché perché non si può affrontare un'allergia e un'intolleranza alimentare con una dieta commerciale. Perché ci sono troppe variabili all'interno delle diete commerciali, sia secche che umide, che non consentono di avere la certezza di che cosa c'è dentro effettivamente la crocca. Inoltre, quando sono crocche secche, spesso e volentieri all'interno proprio del sacco ci sono una quantità esagerata di acari e anche negli umidi con dentro cereali c'è la possibilità che ci sia una grandissima quantità di acari. I conservanti o gli additivi all'interno potrebbero creare delle allergie facendo finta, diciamo così, che siano allergie al pollo. Spessissimo voi mi dite: il mio cane è allergico al pollo. Io vi chiedo: ma è allergico al pollo commerciale o perché quando avete tolto tutto gli avete dato il pollo e questo è andato avanti a grattarsi? Quindi anche qui è inutile dire che il mio cane è allergico a qualcosa se voi non avete mai dato solo ed esclusivamente quella proteina, perché voi non sapete se è allergico al pollo oppure agli acari che sono dentro al commerciale, agli additivi che sono dentro a quello, alle proteine. Questo discorso l'abbiamo affrontato anche nell'altra diretta, quindi è inutile. Andiamo a vedere l'altra diretta, ve la vedete e capite il perché la dieta privativa deve essere fatta in questi termini. Quando abbiamo finito la dieta privativa e normalmente ci vogliono in media 8-10 settimane per capire esattamente a che cosa potrebbe essere allergico il cane, allergico o intollerante, attenzione, c'è una grandissima differenza tra le due cose, inutile che stiamo qua a dirlo, ma comunque c'è.
Quando abbiamo finito di fare questo tipo di ragionamento, allora possiamo andare a fare un test allergico per verificare se effettivamente si tratta di un'allergia ambientale. L'allergia ambientale è definita dermatite atopica perché per atopia normalmente si intende un qualcosa a cui non si sa a che cosa è allergico e di conseguenza le allergie ambientali potrebbero essere alle graminacee, ai pollini, alla polvere, a tutti questi tipi di sostanze. Si fanno dei test allergici, normalmente sono incrociati sia quelli di intradermoreazione che esami del sangue, che consentono, incrociando i dati di uno e dell'altro, di andare a fare una valutazione di quello che potrebbe essere l'allergene, che maggio uno o più allergeni che diventano responsabili del prurito. Si fa spesso anche in questi casi anche l'intradermoreazione per la pulce, perché la saliva della pulce oppure anche proprio la pulce in sé, il contatto della pulce in sé potrebbe diventare un fattore allergizzante e di conseguenza si fa anche il test di intradermoreazione per questo tipo di cose. Nel frattempo voi mi direte che cosa fa il cane? Continua a grattarsi come un pazzo? Allora, se noi abbiamo una situazione di emergenza in cui il cane si sta scorticando vivo, è chiaro che non possiamo mollarlo lì, arrivederci e grazie. Bisogna per forza dargli per un certo periodo di tempo un farmaco che cerchi di ridurre il prurito per un determinato te tempo e soprattutto cercando di dargli la dose più bassa possibile, si parte dalla dose giusta, corretta, fino a ridurre in modo che pian pianino si può cercare di arrivare alla dose minima che funzioni per ridurre il prurito. Non fatemi domande adesso perché non riesco a seguirvi. Un attimo. Nel momento in cui invece noi abbiamo un cane che abbiamo stabilito che non ha parassiti, appena incomincia a mangiare fresco, incomincia a ridurre il prurito, è chiaro che durante la dieta privativa non si possano utilizzare apoquel e varie, ma si debba cercare o di ridurre al minimo la dose di apoquel se proprio continua a grattarsi, o comunque mantenere un dosaggio che ci consenta di valutare la differenza tra un alimento e l'altro. Normalmente si parte da uno degli alimenti che non ha mai assunto. Ecco perché io vi sconsiglio quando ci sono delle diete, quando ci sono dei problemi di prurito, cosa di continuare a cambiare mangimi a fonti proteiche, gli do lo struzzo, gli do il canguro, poi che cosa gli date? Il bufalo? Dovete partire sempre da una proteina che voi non avete mai dato, se voi gli avete dato di tutto, che cosa gli date? L'aria non si può, quindi inizia la diretta, sono in diretta, Giovanna. Quindi e questo è il discorso. Per quello che riguarda quindi il protocollo, la maggioranza delle volte che voi avete un problema di prurito, purtroppo io verifico che questo protocollo non viene rispettato. Un po', io non so perché non viene rispettato in tutto e per tutto, se è perché voi non collaborate, perché il veterinario non c'ha voglia di farvi fare la dieta privativa perché non è capace. Perché è più facile darvi l'apoquel perché volete una soluzione veloce, breve e arrivederci, grazie. Perché è più facile dare l'antibiotico, perché è più facile darvi l'antibiotico e nel gruppo, uffa. È più facile, non lo so il motivo. Comunque sia, se voi trovate un veterinario che come prima cosa vi dà l'apoquel e nel frattempo vi sta facendo fare tutta questa serie di esami, è un conto. Ma se invece il più delle volte vi dice no, devi prendere apoquel a vita, vi guarda il cane, non vi fa un esame, non vi fa nulla, cercate un dermatologo più esperto. Cioè io sento casi, leggo casi di gente che magari è un anno, 2 anni che tribula, sempre con la stessa terapia. Antibiotici a palla, cortisone a palla e arrivederci, grazie. Ma non mi sembra una cosa anche da parte vostra. Ragionate, se voi aveste un figlio, voglio dire che poi voi li trattate tutti come figli, se voi aveste un figlio che continua a grattarsi, a scorticarsi e avete un pediatra che vi fa sempre fare la stessa cosa, dopo un po' cambiate pediatra. Non succede nulla a cambiare veterinario, si può anche collaborare e dire guarda, non mi trovo io con questa terapia, non mi sembra giusta. Si parla, si collabora e vedi che nella maggioranza dei casi anche il veterinario capisce che voi volete collaborare in modo corretto, quindi che non siete quelli classici che vogliono semplicemente una pastiglia per non avere più problemi e
E vedete che le cose le fa, perché nella maggioranza delle volte le cose si vengono fatte. Allora, partendo da questo presupposto, spero di essere stata chiara nell'inizio. Adesso vado con le domande. Se per caso ne ho saltata qualcuna, perdonatemi, me la rifate e con calma adesso andiamo. Dottoressa, l'analisi allergologia, Elena, ci sono se sono allergica agli acari, io aspetto ancora il risultato dell'analisi. Le analisi io non te le ho fatte, ovviamente, perché io non esercito più, quindi non potrei fartele. Comunque, c'è la possibilità di essere allergico agli acari. Certo, se il cane è allergico agli acari, è assolutamente tassativo non dare alimenti commerciali. Tu non lo stai dando, quindi va benissimo. Ecco perché è possibile che tu, magari il tuo cane sia allergico agli acari, perché tu hai beneficio, per esempio, utilizzare lo spray. Quando tu usi lo spray, togli l'eccesso di acari e automaticamente il cane dovrebbe avere un beneficio. Adesso dovrei togliere questo. No, non voglio bloccare. Rimuovi questo commento dall'alto. Ecco, ci siamo. Gabriella Muni, la causa è il morso della pulce. È la saliva che ti rende a cui l'animale è allergico. È la saliva della pulce a cui l'animale è allergico. Andiamo avanti. Hai perso la prima parte, te l'ho già detto, Edi. Dunque, ma quando hanno la dermatite le vengono le macchierine marroni sotto le ascelle? Eleonora, ci possono. Adesso vado a recuperarvi anche le altre domande. Può essere un sintomo quello di avere delle macchie marroni. Le macchioline marroni normalmente significa che c'è stato del sangue che si è ossidato e quindi ci potrebbero essere delle altre cose. Ricette di alimentazione casalinga non è la diretta e non è il gruppo. Vai nel gruppo di Annalisa Barrera Alimentazione a quattro zampe e le trovi, Anna Tufanisco. Il nuovo dermatologo ci ha consigliato come nuovo alimento carne di maiale e lenticchie. Sì, direi che prima parti dalla carne di maiale se non l'ha mangiata e poi le lenticchie. Va bene. Per 40 giorni, sì. Aspettate che qua mi stanno copia indirizzo link, però se sono in diretta, se sono in diretta non posso. Ma che cavolo. Poi andiamo avanti. Ciao Oriana, il test del DNA tramite saliva è utile per capire cosa può essere allergico. Ma io non andrei a complicarmi la vita così tanto, Veronica. Andare a fare un test del DNA per vedere se. Cioè, i test del DNA. Partendo dal presupposto che i cani con dermatite atopica conclamata, dichiarata, scritta per iscritto, cioè, possono. Sono per lo più delle dermatite atopiche congenite. Non penso che si sia già individuato quale DNA, quale parte, frazione del DNA sia stato coinvolto, di conseguenza non penso che si possa neanche fare un test del DNA. Comunque no, il test del DNA non fa parte dei test allergici. Il test allergico. Elena Mele, perché sembra che ci sia poca informazione? Da parte del proprietario sicuramente. La dermatologia è una scienza molto poco esatta, cioè, nel senso che la dermatologia è una scienza molto complessa. Sicuramente gli alimenti commerciali hanno complicato anche ulteriormente la situazione, anche perché, per dirvela tutta, Cristiano lo sa, eravamo a un congresso sulle terapie rigenerative proprio sabato scorso e c'era un intervento di una nutrizionista molto famosa e molto brava, una veterinaria, che diceva ad esempio che all'interno dei mangimi commerciali spesso e volentieri si trovano delle aflatossine, si trovano gli acari. Non tutte le case mangimistiche utilizzano diverse linee di produzione per proteine diverse. Quindi, ad esempio, se voi all'interno di un sacchettino di un qualunque alimento trovate scritto attenzione, tra gli allergeni ci possono essere tracce di. Alla stessa identica maniera, nei mangimi commerciali voi avete un'etichetta e poi ci sono differenti fonti. Quindi è sempre lì il discorso. Se non ci si fissa solo e esclusivamente sull'alimentazione commerciale, si può avere una soluzione migliore. Considerate poi anche che l'immunità, quindi le intolleranze e le allergie in generale, sono anche fortemente influenzate dall'intestino, che in realtà con un'alimentazione commerciale si depaupera della quantità
di microbioma. Di conseguenza, voi avete un'ulteriore funzione in meno immunitaria. Avete un cane che reagisce meno ancora, o reagisce male soprattutto a queste situazioni, quindi non riesce a difendersi. Ma quando hanno la dermatite le vengono le macchine marroni nello gialletto? Sì, infatti lo spray sta aiutando moltissimo. Elena, tra l'altro oggi una signora ha scritto la stessa identica cosa anche lei, quindi che lo spray possa aiutare, che questo nostro spray possa aiutare anche in fenomeni di prurito, qui lo dico e qui lo nego, ma c'è la possibilità che sia così. Da una parte perché effettivamente è completamente naturale. Ed è totalmente. Qualcuno può dire nell'evento per favore che la diretta è di qua? Perché stanno chiedendo dov'è la diretta, grazie. Stavo dicendovi, lo spray, avendo prima di tutto all'interno oli essenziali, quindi aloe, rosmarino e quant'altro, da una parte nutre, dall'altra porta via senza disinfettare, e questo l'abbiamo sempre detto, è una cosa molto importante. Porta via acari, polvere. E poi soprattutto all'interno olio di neem, rosmarino e timo, che comunque sono dei disinfettanti naturali, ma naturali, quindi non ha quell'aggressività che toglie acidi grassi essenziali, ma anzi li mette, quindi la pelle risulta più compatta, risulta più nutrita, più idratata e quindi può sicuramente aiutare anche massaggiando proprio. Poi considerate una cosa, quando voi vi grattate, quando voi avete un prurito, cosa fate? Vi grattate. Il tocco chiude i cancelli del prurito, diciamo così, chiude la sensazione di prurito, come anche quando vi fate male, la prima sensazione, la prima cosa che fate è toccarvi, no? Se voi massaggiate il vostro cane con dolcezza e con questi prodotti a oli essenziali, a base di oli essenziali, automaticamente gli date sollievo e quindi potrebbe essere un'ottima soluzione in quei casi dove proprio non si sa più dove girarsi. Ricette, l'abbiamo detto, Nunzia, il nuovo dermatologo ci ha consigliato come nuovo alimento carne maiale antiche, ci sono cacchio come sono indietro. Qual è? Cristina Moreno, il mio Shar-Pei aveva la rabbia, curato per bene e col... La rabbia? Curato per bene e col dubbio di qualche allergia, il veterinario mi ha consigliato carne di maiale, riso e carote. È un classico, la dieta di carne di maiale, riso e carote, però insomma, la rabbia, ma sei sicura? Vabbè. Buonasera Anna Recupero. Elena, buonasera, buonasera. Leccarsi e mordere le zampe solo prima di dormire può essere derivato da stress o paura. Eugenio Toscano, domanda da 1 milione di dollari. Dipende da come se le lecca e se le morde. Se è un fattore compulsivo, potrebbe essere ma deve essere un comportamento molto forte. Il più delle volte prima di dormire sono quei comportamenti un po' così, no? Di toilettatura quasi. Fosse un gatto ti direi di sì, ma dipende poi da quanto lo fa. Capisci che se mi dovete rispondere a una domanda fatta prima, cioè ricordatemi che cosa vi ho risposto. Cioè, Eugenio, non mi scrivere sotto lo fa spesso perché io poi non riesco a ricollegarmi. All'affermazione che hai fatto qua, scrivimi qualcosa del tipo si lecca le zampe tanto spesso e può essere, ecco, così, perché sono un po' stordita, perdonatemi. Allora, Cristina Murenu, è completa l'alimentazione che le ho indicato prima, maiale, riso, carota, spesso mangia solo carne? Io non conosco il tuo cane, non so che razza è, non so che sesso è, non so il peso, non sono una nutrizionista, quindi non mi permetterei mai di dire sì o no a un'affermazione del genere. Se la dieta è stata fatta da un nutrizionista, ti dico sì, oppure ni, in base a chi la fa, perché non so se questo nutrizionista è effettivamente un nutrizionista oppure no. Però in linea di massima, se è o un biologo nutrizionista o un veterinario nutrizionista, ti dico sì. Poi ci possono essere integrazioni più o meno, però capisci che le diete, se fossero così semplici da fare, basta comprare un libretto, basta fare le tabelle come facevamo noi una volta per i bovini, si inserivano dentro 4 numerini e si poteva fare. Invece non è così, bisogna comprendere un sacco di cose che non possono essere fatte così. Simone, faccio io. Grazie, Simo. Giovanni Morale, trovata. Ah, eccola Giovanna, scusami. Nunzia, dottoressa, mi scusi se sono ripetitiva. Posso mettere il vostro spray sul mio piccolo Yoshi che ha cisti sebacei? Ma sì, Nunzia, certo, sì, non ha nessuna controindicazione, assolutamente. Ok, abbiamo finito, va bene, vado a vedere. Abbiamo finito le domande, fantastico. Non ho più nessuno? Sì? Siamo tra...
Siamo a posto? Oh, bene. Abbiamo quindi parlato di tutto. Sono le 9:30, abbiamo già finito. Io, ragazzi, vado a vedermi un filmettino. Bevo un goccio d'acqua, scusatemi. Mi sono dimenticata di prendere il bicchiere. Quindi, basta, io direi che abbiamo detto tutto. Cos'è che dovevo dirvi di altro? Non mi ricordo più. Magari c'è qualcuno che doveva fare delle altre domande e che magari me le ha fatte e io me le sono perse. Sono io che non le trovo? No. Ah, eccola qua. Vedi che io sul computer non vi vedo. Eleonora, io avevo chiesto al veterinario, avevo chiesto se le faceva le analisi specifiche per capire quale alimento è intollerante. No. Mi ha risposto che gli esami... No. Allora, Simo, metti tu per favore quale è questo spray. Comunque lo trovi all'inizio del gruppo, questo spray. Non so chi sia perché lo vedo solo così. Eleonora, i test allergici alimentari, sono una tra le cose più dibattute in assoluto, nel senso che hanno una validità che è davvero poco probante. Ti spiego il perché. I test alimentari basati su se fosse una intolleranza alimentare, non sappiamo l'intolleranza a che cosa è dovuta. Cioè l'intolleranza il più delle volte non è basata su una reazione allergica. Quindi non si può cercare un marker, o meglio, non si può cercare quell'anticorpo contro quell'alimento. Non si sta parlando di intolleranza al lattosio piuttosto che l'intolleranza al glutine, dove c'è una... dove c'è una componente allergica e una componente umorale, cioè di anticorpi molto importante. Quando si sta parlando di intolleranza alimentare, non si sa perché l'animale è intollerante e soprattutto non si sa che cosa provoca l'intolleranza. Di conseguenza, non essendoci un anticorpo, che cosa vai a vedere? Se tu fai un esame e vai a vedere le IgG, per esempio, che sono degli altri anticorpi, il più delle volte tu sei intollerante a tutto. Perché? Perché le IgG in realtà è stato visto da diversi studi che sono degli anticorpi che fanno sì che ci sia una dife non difesa, ma una protezione da quell'alimento. Cioè, mentre le IgG si è sempre pensato che fossero una reazione di intolleranza all'alimento, si è scoperto esattamente il contrario, sto parlando di studi in umana, si è scoperto esattamente il contrario, cioè persone che stavano perfettamente bene a mangiare il pomodoro, avevano le IgG a 1000 mangiando il pomodoro, si è scoperto che le IgG venivano fuori perché stavano proteggendo dal pomodoro, ma non perché creavano una reazione di intolleranza o di allergia. È esattamente il contrario, quindi io personalmente per quello che riguarda l'alimentazione i test allergici non li farei, a meno che non si sta parlando di glutine e di lattosio, che sono abbastanza non così tanto frequenti come nei cristiani, ecco, questo che voglio, nelle persone, questo che voglio dire. Quindi io personalmente non li spenderei questi soldi, se li devo spendere, allora faccio una dieta privativa, casalinga, e vado a vedere a che alimento è intollerante. Dopodiché faccio i test allergici invece ambientali, se questo, tutto questo risultato non me l'ha dato. Prego, qual è questo spray? Elena, te lo stanno dicendo. Cristiano Grande, Silvia, grazie. È importante che Cristiano mi risponda così, perché non tanti veterinari effettivamente sono spesso d'accordo con me e quindi io stimo molto questa persona, per cui lo vedrete più spesso dentro il gruppo, è un ottimo veterinario. Elena Martino lo puoi acquistare online sul sito. Silvia, posso dire che a volte il prurito può essere collegato allo stress? Sì, Simona. È vero, anche se io personalmente di cani stressati che si grattano, cioè che la causa primaria fosse lo stress, ne ho visti pochi, devo dirti la verità. Poi è vero, ci sono dei cani che si grattano perché sono stressati da altre patologie interne, quindi ad esempio la tua Lulu che ha avuto un sacco di problemi con la cistite e quant'altro, però il leccamento da stress è molto più tipico nei felini piuttosto che nel cane. Poi ci possono essere, attenzione, anche, sapete che cosa? Tante volte i cani si leccano e si grattano per dimostrare un disagio doloroso.
Quindi, per esempio, cani che si leccano una sola zampa, spesso e volentieri, perché hanno male a quella zampa, e magari non si riesce a diagnosticare perfettamente la patologia artrosica o non si riesce a diagnosticare, a vedere che c'è effettivamente un dolore, allora lo si dice garattamento da stress. È sottile, è molto difficile la distinzione tra stress e patologia, soprattutto in un animale che non parla, o meglio parla ma a modo suo. Quindi sì, è collegato allo stress, ma lo stress spesso e volentieri è dovuto a una patologia. Quindi magari non è una patologia dermatologica, quindi è vero, ma bisogna andare a vedere che cos'è. Grattarsi sotto le ascelle anteriori con frequenza, Daniela Gelfi. Ta-da! Cosa mi stai chiedendo? Aspetta che vado a vedere se riesco. Ah, dunque, tu eri quella delle crosticine, forse? Speriamo di sì, speriamo di sì, speriamo di sì. Vabbè, comunque, grattarsi sotto le ascelle molto spesso è sintomo di prurito e di conseguenza, se è una cosa tanto invalidante da crearti dei problemi o quantomeno da avere, da creare dei problemi, bisogna fare esattamente l'iter che ti ho raccontato prima. Sotto le ascelle è difficile che siano... difficile che siano soprattutto parassiti, potrebbero essere per esempio delle malassezie. Anche la malassezia è un lievito che cresce, ne abbiamo parlato tante volte, che cresce soprattutto quando ci sono delle condizioni di immunità non perfettamente funzionante e spesso e volentieri associata anche a mangimi non proprio completi e di o comunque non troppo di qualità e di conseguenza anche qui solito l'intestino che non funziona bene, l'immunità che non funziona bene, boom, e le malassezie riescono a crescere. E quindi andiamo avanti. E quindi grattarsi sotto le ascelle potrebbe essere anche dovuto a quello. Lia Bacino, eccomi, i due miei jack-russell soffrono di dermatite causata dalle pulci. Non c'è stato modo di combatterli con nessun antiparassitario. Si grattano in modo convulsivo. Sto somministrando Omega Pet, perle e uno shampoo specifico. Ho risolto in parte nonostante le pulci siano quasi totalmente scomparse. Rimango in attesa di consiglio di eventuale terapia. Grazie e una buona serata. Dunque, se le pulci sono quasi completamente scomparse e non è sufficiente il trattamento antiparassitario che stai facendo, devi farlo anche ambientale. Perché se i cani ti vivono in casa e continuano ad avere le pulci su, primo, trattare tutti gli animali, secondo, fare un trattamento ambientale, perché vuol dire che tu hai le pulci in casa. Se poi non ce le hanno più sugli animali, ti attaccano a te. Quindi, insomma, una cosa è sicuramente fastidiosa. Se invece tu non hai pulci in casa, non hai pulci sull'animale, vuol dire che si sta sbagliando diagnosi e che quindi bisogna fare, le valutazioni che ti ho fatto all'inizio. Sulleccarsi le zampe prima di dormire è una qualcosa di molto diffuso nei bulldog francesi, esattamente tipo di toilettatura prima di dormire, leccando e morendo per poi crollare. Sì, certo, sì, è quello che ti dicevo, può essere proprio una toilettatura, quindi assolutamente. Grazie Simone ancora. I miei piccoli si grattano sempre sotto il collo e il mio maltese si gratta sempre le zampine. Cosa può essere? Mangiano umido il cullus. Giovanna Morabito. Bisogna fare l'iter che ti ho spiegato all'inizio. Non posso saperlo. L'umido lucullus, tra l'altro, è anche un ottimo prodotto, però anche qui dipende dal gusto, dipende se ci sono degli additivi o dei conservanti che dentro danno fastidio, dipende se magari sotto le zampine, hai detto, e sotto il collo, magari anche la ciotola. Molti animali sono allergici al materiale della ciotola, quindi potreste utilizzare o delle ciotole di ceramica oppure l'acciaio, ma se hanno dentro l'alluminio potrebbe dar fastidio. Moltissimi cani sono allergici alla plastica, però potrebbero avere più reazioni sulla pelle. Attenzione anche agli antiparassitari. Gli antiparassitari sono un'altra causa di prurito molto intenso. Se è un prurito intenso ma che va degradando, normalmente è proprio dovuto all'antiparassitario che non crea problemi, mentre invece, che quindi più che non crea problemi, che diminuisce con il tempo, se invece è un prurito molto forte, attenzione, bisogna cambiare antiparassitario. Lo spray però lucido, ok. Ma se il leccarsi le zampe, Mari D'Alesse, continuamente fosse causato da un disturbo comportamentale, come si potrebbe affrontare la situazione? Abbiamo notato che il mio piccolo è un Jack Russell. Entra
Entra in crisi e spesso continua a leccarsi quando viene ripreso, ma soprattutto quando mio marito si allontana da lui. A volte penso che il rapporto simbiotico che si è creato tra il disturbo tra loro disturbi il piccolo. Spero di non essere fuori tema. Non sei fuori tema. Potrebbe essere, nel senso che lui manifesta il suo disagio con la lontananza dal proprietario. Ti direi di cercare o un comportamentista, un istruttore comportamentista, un istruttore citofilo comportamentista o un veterinario comportamentalista. Prima di tutto valutare se questo disturbo alle zampe non sia un disturbo organico, quindi una malattia alle zampe, quindi fare l'asta e fare una valutazione ortopedica. Dopodiché fare una valutazione anche di tipo comportamentale attraverso queste due figure professionali, sia il veterinario che l'istruttore comportamentista, che è dovrebbero andare un po' insieme le due figure professionali, dovrebbero lavorare sempre un po' insieme. Potresti dare per esempio dei sostitutivi, cioè quando va via tuo marito, potresti per esempio dargli qualche cosa da mordere. Guardate, i cani spesso e volentieri mordono e si rilassano mordendo, quindi il Kong, quei cosi che sono morbidosi e dentro c'hanno li potete mettere dentro qualche cosa da mangiare, possibilmente non il resistor, la pastella, quelle schifezze lì, comunque qualche cosa di sano da mettere dentro potrebbe essere molto utile, oppure il corno di cervo, se il cane è troppo piccolo potete dargli quelli a fette, insomma li fanno già rotti così. Sono ottimi perché puliscono i denti e mantengono i denti sani perché appunto li ginnasticano. E dall'altra parte li rilassano perché il morsicare per il cane è proprio un'attività rilassante, quindi potrebbe essere utile. Deborah Collevecchio, buonasera, ho un pincher di quasi 2 anni. Ho notato quando mangio la carne o oltre le sue crocchette qualcosina che gli viene dato, magari mentre si mangia, si lecca di continuo. Vabbè, questo è normale. Sotto si lecca di continuo. Adesso ti ritrovo il filo. Aspetta, eh. Sotto la coda si lecca per anche mezz'ora, se lo sposti la testa torna subito lì, ti diciamo forza come per dirti no, non mi spostare. Mi dicono che è l'ermatite, ma anche quando mangio solo le crocchette che gli hanno dato lo fa meno, ma a volte lo fa, si lecca, potrebbe... A volte gli faccio anche svuotare le ghiandole e gliele devo far controllare. Allora, le ghiandole sono spesso un sintomo da svuotare, sono spesso associate a un problema alimentare, cioè quindi a un'alimentazione che non è proprio completamente perfettamente digeribile. Io non sono mai troppo d'accordo a mischiare umido e secco e tantomeno secco e carne. Se è proprio una piccola quantità da mettere per fargli mangiare la crocca ancora, ma preferisco a quel punto un buon umido. Quindi il discorso del grattarsi e leccarsi spesso le ghiandole paranali è perché deve svuotarle. Il fatto di doverle svuotare troppo spesso magari perché c'è un'alimentazione da cambiare, da migliorare. Però mi sono persa la parte della dermatite che non ho capito. Aspettane. Quando mangia carne, oltre alle sue crocchette, gli viene dato mentre si mangia si lecca. Vabbè, quello perché magari... Mentre mangia si lecca sotto la coda, come fa? Si lecca, ma sbaglio magari io a capire. Anche per mangiare se lo sposti la testa torna, ok. Mi dicono che è dermatite, ma anche quando mangia solo le crocchette che gli hanno dato lo fa meno, ma a volte lo fa. Non ci ho capito una mazza. Comunque è un problema alimentare, secondo me. Mary D'Aless, stiamo cambiando l'alimentazione dalle crocchette all'umido. Grande, molto brava. Eleonora, grazie, figurati, grazie a te. Simona, no, non causa primaria, però la Lisa la conosci, la Lisa si gratta quando si agita, quando ha fame, parlo proprio di prurito che dura 10 secondi e finisce. Ma sì, ma anche noi ogni tanto ci grattiamo, Simona. Ti gratti, finisce il prurito, non c'è nulla di che. Quindi ci sta. Come si eliminano le pulci in casa? Simona Antonelli, le pulci in casa sono un bel problema e allora aspettate che nel frattempo vi metto un articolo che avevamo fatto. Molto esaustivo sul problema. Se il mio computer si risveglia, ve lo metto.
In realtà bisogna prima di tutto trattare tutti gli animali, cani, gatti, conigli. Attenzione che ci sono dei prodotti che possono fare male al coniglio e qui c'è il nostro esperto in animali esotici che ci può indicare dei prodotti utili per i conigli se avete i conigli in casa. Ecco, adesso vi metto il link. Eliminare le pulci. Ecco, però se metto il link magari è meglio. Ecco qua. Dicevo, bisogna prima di tutto trattare tutti gli animali e poi ci sono dei prodotti specifici proprio da mettere in casa nelle zone. Qua comunque è scritto tutto. Ci sono gli zoccolini, bisogna lavare tutti i tappeti, aspirarli. Oddio, cosa c'è? Si infilano soprattutto dove l'animale sta a dormire spesso, quindi le cucce, tutte quelle zone lì, insomma, bisogna fare dei trattamenti specifici. E poi soprattutto, ripeto, trattare tutti gli animali perché saltano da una parte, scendono da una parte e salgono dall'altra. Grazie, Lia. Eleonora, un'altra informazione. Ieri ho ritirato gli esiti dell'antibiogramma e tampone. Risultato negativo da quell'esame. Si vedeva se era allergico agli acari, vero? Se è l'antibiogramma, no. L'antibiogramma serve per capire se ci sono dei batteri e a quale antibiotico sono sensibili e o resistenti. Il tampone sarà quello dell'antibiogramma, quindi no, non c'entra niente con gli acari. Ma il fipronil per i conigli, Cristiano Cran, perfetto. Cristiano ha detto Daniele. No, sei Cristiano, dai. Le zanzare che pungono noi possono pungere anche i cani e dare prurito come a noi? Sì, Daniela, soprattutto i Doberman creano un prurito anche abbastanza incessante, ma soprattutto tutti quei puntunini che ti vengono sotto possono essere, quelli che vengono sotto pelle possono essere spesso dovuti alle zanzare. E certo che poi le zanzare pungono sia noi che i cani, tant'è vero che la filaria viene trasmessa esattamente dalle nostre zanzare. Grazie a Daniela. Paolo, ciao. Allora, Mary, sì, ha tutto da mordere, anche il Kong, le scarpe di mio marito, che ama tanto, certo, ma abbiamo capito che quando la lasciamo solo non fa nulla. Tutto in casa rimane come lasciamo prima di uscire. Grazie a te, cara. Eliminare le pulci sono io. Ok, un umido buono da consigliarci. Ah, Deborah, nel gruppo di Annalisa trovi tutto quello che vuoi. Vai nel gruppo di Annalisa, non chiederlo perché sennò cioè, poverina, io le capisco. Però è fuori discussione che trovi nei file. Vai nel gruppo di Annalisa, alimentazione a quattro zampe, e trovi il file, umidi consigliati. Adesso ti metto il gruppo perché questo riesco a farlo. Copia, così vedi che anche la cara, ecco qua. Questo è il gruppo di Annalisa. Entri, vai sulla sinistra se sei sul PC, se invece sei da cellulare, vai in alto, cerchi i file, cerchi gli umidi consigliati e li trovi tutti. Cristiano, confermi, esatto. Ciao Maria Teresa, grazie a te Daniela. Mi scusi la mia ignoranza, allora cosa è servito questo esame per vedere se aveva ancora l'otite? Eleonora, se ti riferisci all'antibiogramma, probabilmente per verificare che tipo di antibiotico poteva essere dato, perché evidentemente il veterinario ha sospettato che ci fossero batteri e di conseguenza voleva vedere che antibiogramma c'era. L'avrà visto tramite vetrino che non c'erano gli acari, perché normalmente si controlla tramite vetrino, anche se ci sono o meno gli acari. Pamela Pascucci, buonasera a te. Silvia, sono io, grazie, basta. Io non mi viene in mente nient'altro da raccontarvi. Fatemi vedere se c'era qualche cos'altro che dovevo dirvi. Tendenzialmente no, faccio un'altra ciucciatina. Eritema, no, sempre niente. Direi che abbiamo finito. La dermatite atopica, abbiamo detto che cos'è? La dermatite da leccamento. Sì, ecco, uno dei problemi più importanti, grazie a te Eleonora, uno dei problemi più importanti ancora è la dermatite da farmaci. Esistono delle, grazie a te Eleonora, ecco,
Buonasera, sono un po' in ritardo. Mi interessa questa diretta in quanto sto avendo problemi con la mia, con il prurito. Tanto la diretta rimane, quindi la puoi vedere senza problemi. Non si apre il link di... Che cosa, Francesca Brunori? Non si apre il link? Stavo dicendo, i problemi da farmaco sono abbastanza frequenti. Quindi Monia Mastrogiani, se è un prurito insistente, certo che ha sempre una causa. O è un'intolleranza, o è un parassito, o qualcosa, ma come per noi, voglio dire, è normale. Possibile che il mio pincher non torna nessun antiparassitario da quando ho cambiato marca del vaccino? È possibile, sì, certamente. Cosa ne pensi della pillola antipulci che si dà ogni 3 mesi tipo brevetto? Domanda di riserva. Io non ne penso un granché bene per il semplice fatto che preferisco ricordarmi di dargli una pastiglia una volta al mese piuttosto che dargli un farmaco che ha lento rilascio, che se mi crea problemi, come faccio? Cosa faccio? Vado avanti al cortisone per 3 mesi? Quindi a me non piace un granché, ecco, diciamo così. Però è una mia assolutamente personale, opinione. Tantissime persone lo prendono, tantissimi cani lo prendono senza alcun tipo di problema. Altri dicono che possono aver avuto degli effetti collaterali. Io non so se è vero che hanno avuto effetti collaterali per il brevetto, però personalmente preferisco dargli un farmaco che dura un mese. Quindi, quando un cane è allergico agli acari sulla pelle, qual è la prassi per ridurre il fastidio oltre lo spray? Quali altri accorgimenti? Non dare mangimi secchi, cercare di tenere pulito la polvere perché poi dipende da quali acari, ci sono gli acari della polvere, ci sono gli acari come la demodettica, gli acari proprio parassiti del pelo e quindi più di questo non si può fare purtroppo, è un problema abbastanza importante quello degli acari. E poi cercare per esempio di dare anche negli alimenti, sapere che c'è un'allergia agli acari, ci potrebbero essere delle cross reazioni anche. Adesso io non le ricordo perfettamente, però ve lo dico magari. Però Elena, se tu sei seguita da Annalisa, Annalisa le sa che il tuo cane è allergico agli acari, quindi se non lo sa, glielo dici. E quindi dunque, Eleonora, io avevo chiesto al veterinario di fare gli esami per vedere se era allergica agli acari, ma lui mi ha dato questi esami, quindi mi ha preso in giro. Ma no, non vi sarete spiegati, dai. Ha messo il cerume nel vetrino però quel giorno, appunto, quindi avrà visto Eleonora che non ha acari, perché dal vetrino si vede se ha gli acari ho capito, si vede se ha gli acari nelle orecchie. Ho capito che non vi si apre il link delle pulci, eccolo qua. Vediamo se questo è giusto. Francesca Brunori, prova. Quindi, però anche prima mi si apriva giusto, quindi è possibile che magari da cellulare ci impieghi qualche secondo in più. Quindi, ti dicevo, Leonora, no, non ti ha preso in giro, ci mancherebbe. Prurito. Elesmania, cioè, altro che. Mi interessa perché un'amica ha una corsa di 2 anni e mezzo che si grata da tempo, da poco si è realizzata. Sì, Daniela, il prurito è una delle... Insieme alla zoppia è una delle manifestazioni più frequenti di leishmania. Voi pensate che differenza di manifestazione? Prurito e zoppia. La zoppia perché le leishmanie si infiltrano proprio nelle articolazioni e quindi fanno male. Il prurito perché spesso e volentieri la leishmania incomincia con una manifestazione cutanea e di conseguenza uno degli esami da fare è sicuramente quello. Mi è partito l'invio, la pincerina Debora. Inizialmente gli hanno fatto il vaccino con Eurican, prima Eurican Epta, mentre poi l'ultimo ha dato multi e ho iniziato ad avere problemi con gli antiparassitari. Chiedo di tornare al primo prossimo vaccino. Siccome manca tanto tempo, come posso risolvere con l'antiparassitario? Debora con Levecchio. Io la prima cosa che ti dico è di smettere di fare vaccini trivalenti. Perché le vaccinazioni per cimurra, epatite parvo vanno fatte all'inizio, quindi il primo ciclo di 3-4 vaccini all'inizio, dopodiché si fa la titolazione anticorpale ogni 3 anni.
Quindi fagli soltanto la leptospirosi e poi chiedi al tuo veterinario di fare la titolazione anticorpale, perché le nuove linee guida dicono che i cani non vanno sovravaccinati, non serve assolutamente a nulla. Ho fatto la primissima diretta in questo gruppo riguardo proprio i vaccini. Se hai voglia, Deborah, puoi andare a guardare la diretta e così ti puoi seguire il tutto. Monia Matrogiani, il mio bulldog ha spesso prurito le orecchie pur non avendo apparentemente nulla. Mangia casalingo e non riusciamo a capire cosa possa provocare il prurito. Ha degli attacchi che durano qualche minuto, nei quali scuote violentemente la testa, ma il veterinario non ha mai riscontrato otiti. Manifestazioni del genere sono spesso associate ad allergie e ad atopie soprattutto. Quindi potrebbe valer la pena di ricominciare anche se mangia casalingo. Non è che per forza il cane che mangia casalingo. Francesca, se clicco sopra non funziona, lo trovo nella pagina, dottoressa, ma perché non ti funziona? Ragazzi, provate a cliccare sul link dell'articolo delle pulci, funziona perfettamente. Cioè, io lo apro completo, quindi no. Ti stavo dicendo, Timonia, non è che se un cane mangia casalingo per forza non può essere intollerante, non è che solo ed esclusivamente, cioè esistono le intolleranze e le allergie anche a cibi freschi, di conseguenza può valer la pena ricominciare a fare una dieta privativa. Però se è una cosa che gli dura qualche minuto, una volta ogni tanto, magari non è nulla di grave, magari fargli una visita un pochettino più profonda, vedere se non ha dei problemi proprio di otite un po' più profonda, non necessariamente un'otite superficiale, vedere se è così, ma se no non è un problema. Grazie mille, nel frattempo ho scoperto l'antiparassitario, spero non prenda. Ah, è già, certo, Deborah. Olio di neem, olio di neem, olio di neem. Anche il nostro spray ha una lieve efficacia antiparassitaria, però se non prendi l'antiparassitario, quello sintetico, c'è poco da fare. Fine allo nigro. Il mio l'ha avuta la leishmania, ma ho fatto gli esami ed è scomparsa negativa. Può essere. Sì, nel senso che ci sono dei trattamenti, o quantomeno non è che ci sono dei trattamenti, si riesce a tenere un pochettino più modulata la situazione. Quindi sì, mi sembra strano perché funziona benissimo, ma è magari un problema di connessione. Comunque lo trovi nel sito del veterinario Focoscavi. Grazie Simona. Silvia, ho già risposto, ho controllato, me va, credo sia un problema di connessione, perfetto. Come si prendono le leishmaniosi? Allora, prendiamo l'altro articolo della leishmaniosi, ve lo metto. La leishmaniosi purtroppo è una malattia che prima era confinata alle zone sud e mare, oggi è oramai direi endemica in tutta Italia, ci sono addirittura delle forme endemiche nel Veneto e delle endemiche nel senso che ci sono dei focolai, delle zone dove è particolarmente presente anche in Veneto e addirittura in montagna. Per cui, viene trasmessa attraverso il morso di un papataccio, che è una piccola zanzara. Alcuni dicono gialla, altri mi dicono nera. Io ho sempre saputo che era gialla. Comunque sia, viene trasmessa perché, come un po' come la filaria, il papataccio assume la leishmania, che è protozoo, mi pare, e che è comunque una schifezzina che si infila dentro al papataccio e quando il papataccio morde la cute dell'animale gli trasmette la leishmania. Ti prego, quando puoi, tratta di alopecia X. Elisabetta Baluardo, l'alopecia X è un problema un po' più complicato da trattare in una diretta, anche perché è una patologia a dir poco sconosciuta, cioè, o quantomeno poco conosciuta, e che va trattata in modi abbastanza diversi da cane a cane. Facciamo che prima mi formo di più sull'alopecia X, è molto complicata la situazione dell'alopecia X. Ah, una cosa, ricordo a tutti che uno dei primi trattamenti da fare in caso di problemi di prurito, intolleranze, allergie, cose del genere, è quello del ripristino della flora batterica intestinale. Io lo ripeto fino alla nausea. I mangimi commerciali purtroppo riducono tantissimo il microbiome intestinale, di conseguenza, nel senso che proprio dare sempre lo stesso mangime, dare sempre le stesse cose, soprattutto molto lavorate, cotte, eccetera,
riducono la possibilità dei batteri di crescere, di aumentare come quantità di numero, non soltanto di popolazione batterica, ma proprio di qualità, di quantità di batteri. Tanti tipi di batteri diversi non riescono a stare, quindi si depaupera un pochettino, ce n'è meno di numero e meno anche come quantità di tipi di batteri. Ecco, questo stavo cercando di spiegarvi questo. Quindi, soprattutto ai cambi di stagione, fare un ciclo di trattamento di probiotici per almeno un mesetto è sempre una buona cosa. Quindi in questa stagione, quando c'è il cambio di stagione, datevi un buon probiotico, non è necessario dare per forza un probiotico d'uso veterinario, questo è un dato di fatto, che non è assolutamente vero che per forza bisogna dare quelli ad uso veterinario, perché non si sa esattamente come funzionano i fermenti, il perché un probiotico funziona oppure no non è perfettamente noto. Quindi, l'importante è che ce ne siano tanti all'interno del prodotto e quindi dategli qualche cosa di strong. Fatevi consigliare anche qui dal vostro veterinario che andiamo bene. Ma si previene con i vaccini e le pipette? Leonora, immagino che tu stia parlando degli acari. Se ha degli acari nelle orecchie, spesso e volentieri un solo trattamento con anche il frontline è sufficiente, ma è una cosa che deve fare il veterinario. Se il veterinario non ha visto acari nelle orecchie, vuol dire che non ce le ha. Potrebbe avere malassezia e a quel punto farà un ulteriore esame per valutarlo. Con uno scotch test si vede. Allora, Maria Teresa Toffoletto, pure il mio maltese di 4 mesi si gratta spesso vicino all'orecchio, pure non avendo nessun problema. Il veterinario me l'ha visitato proprio venerdì. In questi giorni gli sto somministrando Florentero, brava, avendo avuto problemi intestinali. Va bene. Comunque, ogni tanto anche noi ci grattiamo. Anch'io ogni tanto mi metto lì e mi gratto la testa, eppure non ho né le pulci né gli acari e non ho niente, non sono intollerante a niente, almeno fino a domani, non so. Però comunque in linea di massima ci sta che ogni tanto si possono grattare queste povere bestie, anche i miei ogni tanto si grattano. Io ho la mia maremmana, che è un disastro vero, perché si gratta in continuazione, non si riesce a capire che cosa. Con lo spray glielo sto tenendo un pochettino più sotto controllo, perché effettivamente quando glielo metto tutti i giorni, che mi ricordo di metterglielo tutti i giorni, migliora. Lei ha avuto un problema di allergia alle pulci, vive fuori e quindi ogni tanto una pulcettina può saltargli su e gli va. Signori, sono le 10 e tutto va bene. Io direi che se non avete altre domande, ciao Alessia, possiamo salutarci qui e basta, dai, cosa dovete dire d'altro? Direi che abbiamo finito. Cosa dite? Non abbiamo altre domande, io. Andrei a nanna, quasi. Eh? Vi ringrazio tutti per la partecipazione. Settimana prossima vedremo di parlare di qualche cos'altro. Adesso penso a che cosa. Magari facciamo una serata un pochettino più leggera su problemi meno importanti, come per esempio la funzione degli oli essenziali, gli acidi grassi, tutte quelle cose così. No, così presti? No, così presti? Così presto. Ma basta, ho finito, non devo raccontarvi più niente. Perde molto pelo. Ah! Allora, Ludovica Gattuso, la domanda perde molto pelo come mai? Te la vai a leggere nelle unità, perché tanto così almeno vai a leggerti chi perché. Grazie a voi, a tutti quanti, buonanotte. Ci sono le unità, vai a leggerti che cosa, perché perde tanto pelo. Buona serata a tutti e vi saluto. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti.